Buon pomeriggio, continuiamo nelle nostre esposizioni all'ufficio Corpi di Reato del Tribunale di Firenze, scrive la Legione Carabinieri, gruppo di Firenze, reparto operativo, il 21 novembre 1985. Con riferimento al rapporto giudiziario datato 14 settembre 85, diretto alla Procura, eccetera. Si rimettono i sottoelencati reperti, quindi i reperti erano in possesso dell'ufficio Corpi di Reato del Tribunale. Borsa blu con la scritta sulle due fiancate NB New Balance, contenente due bastoncini in legno per tamburello, qualcosa che dunque fa riferimento all'attività di Jean-Michel. Una piccola candela bianca già utilizzata, un piccolo batuffolo di cotone con contenitore, qui c'è una marca, asciugamani da bagno bianco con una figura, un maglione nero a girocollo, un pantalone da donna a fiori variopinti, un pantalone a quadri sul verde nero, un maglione ciclamino, una maglietta ciclamino sul chiaro, una canottiera con delle strisce colorate sul davanti. Un pantalone da pigiama celeste chiaro, una maglia celestino, un asciugamani viola scuro, quattro paia di calze di diversi colori, non è specificato il tipo di calze, due paia di mutandine, una a mo' di calzoncino, un paio di scarpe bianche, un borsello arancione, un libro in francese dal titolo L'espace d'une vie. Una busta contenente due pedali per batteria, due bastoncini per lo stesso strumento. Mi sembra ripetere quello di prima, ma non si sa. Un tubo di pastiglie effervescenti. Un libro di orari ferroviari delle ferrovie francesi, appunti vari in lingua francese relativi a note musicali. Borsa marrone di tessuto sintetica con scritta Adige. Contenente un asciugamani da bagno di color blu rosa con fiori, un asciugamani di spugna bianco, una maglia verde, una tuta completa bianca da donna, un pantalone grigio con maglietta dello stesso colore, una canottiera in camoscio, strano, una canottiera bianca, un costume da bagno viola, una maglietta grigia, numero 7 mutandine da donna. Un costume da bagno femminile, un reggiseno, due guanti da bagno, due paia di scarpe, una da ginnastica nera ed una in tela, una busta contenente dei tamponi e degli assorbenti, una cintura di cuoio bianco, una torcia a batteria, un astuccio bianco con polvere, un borsello nero contenente un registratore portatile marca Panasonic con altoparlante a cuffia da passeggio. Nonché 5 batterie per detto apparecchio, una agenda contenente appunti, foglietti ed indirizzi vari appartenenti alla Morio, un contenitore con 16 diapositive della Morio, nonché un pezzo di pellicola fotografica, scatola contenente i reperti pervenuti dal CIS con il kit per assorbimento atomico Sirke. Questo è quanto. Si rimane sul vago perché se avessero scritto qualcosa di più su mutandine da uomo, mutandine da donna, canottiera da uomo, canottiera da donna, poi questa canottiera in cuoio che fa pensare all'abbigliamento di un musicista che si esibisce, perché insomma è un abbigliamento quasi da heavy metal, la canottiera di cuoio. Quasi tutto sembra appartenere a Nadine, più che a Jean-Michel, anche la tuta, ecco, nella tuta specificano. Poi c'è un costume da bagno femminile, che fa pensare la padrona, la donna, intendesse andare al mare o lo avesse in programma, cosa che di sicuro non si poteva fare dalle parti di San Casciano. Così è, se ci pare. Pantalone da pigiama celeste chiaro. Il pigiama, solo il pantalone.
Beh, questo è molto strano anche, ma insomma ormai le stranezze non si contano più. Quindi va bene, questo è l'elenco, potete valutare da voi. E queste attrezzature per musica, per batteria e note musicali anche, suggeriscono che ci fosse l'intenzione di suonare da qualche parte, non dico in pubblico, ma a qualche festa privata. Questo è l'elenco. Poi si parla due volte, insomma, di scatti o di diapositive, quindi non è chiaro. Bisogna andare a fondo, può farlo soltanto la procura, che cacci questi reperti, perché altrimenti non muoviamo un passo. Adesso andiamo alla deposizione del maresciallo Lodato al processo Pacciani. All'epoca dei fatti era comandante della stazione carabinieri di San Gasciano Valdivesa. Attualmente sono in posizione di ausiliare, cioè in congedo, dal 1900, 25 aprile 1991. Ecco, rimaniamo quindi all'85, al settembre. Come seppe di questo omicidio? Cosa fece? Cosa vide quando arrivò? Se arrivò sul Sì, fatto? qualche, Io qualche intorno scintilla. alle 14:30, se non vado errato, minuto meno, minuto più, ebbe notizie da un ragazzo del luogo, un certo Santurri, Santucci o Santurri Luca, il quale mi diceva che andando nei boschi degli Scopeti, esattamente in località Salva Regina, aveva notato una persona per terra che secondo lui era deceduta. Quindi a questo punto mi sono recato immediatamente sul luogo con altri militari dipendenti e una volta indicata dal ragazzo il luogo ho visto una persona per terra, certamente prendere prive di vita. Però contemporaneamente ho visto una tenda nel piazzale e quindi mi sono affacciato in questa tenda. Ho visto il corpo di una donna, anche questa sicuramente priva di vita, e da qui mi sono reso conto che non si trattava più di una persona probabilmente morta accidentalmente, ma della gravità dei fatti. Per cui ho provveduto ad allestire chi di dovere tra i miei comandanti, magistratura e subito licenziare la zona, delimitare Subito. la zona, per evitare che l'accesso a chi che sia. Poi abbiamo bloccato il traffico e quindi successivamente sono arrivati tutti gli organi Le preposti misure alle sono state indagini e prese. ispezione del caso. Lei di verifiche sul luogo, sia pure preventive, non ha fatto altro. Io non No, ho ha fatto aspettato che altro. se ne occupasse chi era competente. Signor sì. Cioè voi. Cioè, il problema fondamentale per lei fu, una volta accertato, mantenere lo stato dei luoghi. Sì, Io non. mantenere. Sì, così. Questo è fatto. Con una. Una fettuccia, così vuol Prego. chiamare in termine, ho recintato Il il luogo, luogo, piuttosto ampio, se non sì, sbaglio. fino a oltre di un raggio, non so descrivere, però molto ampio, in modo che E poi nessuno, bloccò il traffico in entrambi i sensi. sia a sud che a nord, con delle macchine del radiomobile, poi è sopraggiunto il comandante della Va bene, compagnia. va bene. Non ho altre domande al test, grazie. Signori avvocati di parte civile. Solo domanda, Presidente. Allora, avvocato Santoni. Forza Io volevo Santoni. sapere soltanto una cosa dal test. Voi foste avvertiti, quando siete stati avvertiti del fatto e da chi? No, un momento, se no la domanda è come si fa a Santucci, arrivare. non vorrei sbagliare sul cognome, Santucci Luca, Bene. E abitante in Viale San Francesco, numero. vabbè, lasciamo gli indirizzi. Sì, Non ha va importanza. bene. No, perché è Però per stato questa sentito. precisione furono loro a portarvi logicamente sul posto, no? Il ragazzo. Ma queste persone, io non le ho Una trovate, persona, una poverino. persona, rilasciarono delle dichiarazioni? Ma sono stato poi sentito successivamente da altre persone, sicuro, eh. Io non ho trovato la verbalizzazione, la No, loro ma verbalizzazione. non ho provveduto io a compilare gli atti, ma chi lo ha fatto, Merda. penso, avvocato, che sia Ma stato. ecco, Chi lo ha la fatto? ringrazio perché non c'era No, la loro verbalizzazione. è questo. Quindi lei non l'ha fatta. Cioè, no, perché Non non l'ha fatta nessun procedevo altro. alla seduta Non degli l'ha fatta atti. nessun altro. Era soltanto questa domanda per sapere se l'aveva fatta lei. Lei non l'ha fatta Va e io non l'ho bene. trovata negli atti. Grazie.
E se Sant'Antonio Franchetti non l'ha trovato? Difesa, avvocato Bevani. Allora, avvocato Bevani. Difensore Pacciani. Senta, maresciallo, lei è andato sul posto e ha trovato la tenda con i cadaveri, i corpi, eccetera. Si ricorda se furono trovati dei portafogli contenenti valori? No, perché non ho proceduto all'ispezione del luogo. Il rapporto esiste che furono trovati franchi, soldi? È stata fatta dagli organi preposti a... E chi erano? Chi erano gli organi preposti? Ma la questura, pare, per l'accordo. Ma il rapporto l'avete fatto voi? No, no, pare che la questura. No, il rapporto, mi scusi. Ho il reparto operativo dei carabinieri investigativo. Quindi non l'ha fatto lei, l'ha redatto il maggiore Torrisi. Sì, era comandante. Che era qua, che oggi è qui. No, ora qui c'è il comandante della compagnia, e c'è il colonnello venuto da Roma che... Ma comunque il rapporto... Rositani. Quindi il colonnello Rositani sa qualcosa di questo rapporto? Sì, perché è arrivato subito dopo e... Perché se no credo che sia importante, se c'è una carenza. Ecco, lei ha ricevuto comunque, essendo il comandante della stazione del luogo, ha ricevuto delle indicazioni da parte di talune persone che vi riferirono che in quell'occasione, quel giorno, qualche giorno prima, ma in particolare quel giorno e quella notte, era stata notata lì in prossimità del luogo dove poi si verificò il duplice omicidio una macchina Renault 4 di color beige nocciola. Si ricorda questa situazione? No, non mi risulta, lei non ricorda. Beh, la signora ricorda, ci va bene, la domanda che abbiamo altro. Visto invece ricorda risulta nel rapporto, cioè. Furono sentite due o tre persone, in particolare addirittura tre persone, le quali tutte quante videro un uomo piuttosto alto che non si ricorda. Allora domanderemo a qualcuno, perché non la compare, no. Faccia parte del corredo probatorio di un processo di questo genere. Beh, senta, e allora le faccio un'altra domanda, a questa credo lei mi possa rispondere. Ricorda se lei subito dopo, il giorno dopo, qualche giorno dopo, andò a cercare Pacciani, andò in casa del Pacciani per domandargli dove lui fosse quella sera, e se Pacciani che cosa le disse? Io ho qua un, non so, sembra che sia stato lei a interrogarlo. Mi risulterebbe, se posso dirlo al Presidente, veniva sentito a SIT e nella circostanza asseriva che domenica 8 corrente nel pomeriggio con la propria famiglia era stato a Cerbai alla festa dell'Unità. Non credo di averlo sentito io, Pacciano, su questo argomento. Ma pare che sia stato sentito proprio da... lei abbia sentito proprio Pacciani, guardi. Non lo c'è ricordo. Un verbale. In quale data? Se c'è il verbale può essere. Qua c'ho, io non ho tutto il fascicolo, sono sicuro che è stato sentito Pacciani, Presidente. Perché nel fascicolo pubblico ministero mi può soccorrere, ma in questo momento non mi soccorre perché siamo avversari. No, c'è un fascicolo... C allegati vari sono, non l'ho portati oggi perché non pensavo che si parlasse di questa vicenda. Infatti è un discorso diverso, cioè c'è una serie di testi su questo tipo di accertamenti che il PM ha indicato in un solo momento, per questo non ci sono oggi. Oggi sono stati indicati dal PM solo i testi relativi al sopralluogo. Per quello che riguarda l'indagine, il PM ha spiegato alla Corte come il modo di procedere era diverso, cioè prima vediamo i sopralluoghi, i testi del PM sono solo relativi al sopralluogo. Sì, questo però non è risposta al problema. Pacciani è stato sentito o no? I testi vengono portati successivamente, questo spiega perché l'odierno teste sa poco dell'argomento. Beh, dovrebbe. Questo non impedisce che nel momento opportuno, o comunque si possano fare tutte le domande che la difesa ritiene idonee. Dovremmo avere il verbale. Come mai non ci sono quei fogli oggi? Ho delle perplessità sulla memoria compartimenti stagni sul piano della cronologia. Cioè sì, oggi sa, domani saprà. No, se il test lo sa anche oggi. Se non è il test. No, è il test perché lo sa che è il test perché è stato lui a interrogare Pacciani. Ma se ne ricorda. Non se ne ricorda. Speriamo che se ne ricorderà quando lo chiamiamo. Cioè fediamo alla memoria, senza verbale. 9 anni. Siamo d'accordo. 9 anni sono per tutti. Il maresciallo. A tutti allora è concessa un po' di smemoratezza. Io non vorrei fare parlare a lei.
avvocato, gli rinfreschi la memoria a lei? Sì, sì, no, io no. Questo può dire qualcosa. Senta, signor maresciallo, mi perdoni, vero? Allora aspetta. Venne lei con la scorta il lunedì 9 settembre alle ore 3.30. Venne in casa mia dicendomi dove è stato Facciani ieri sera dopo pranzo e io citai con la famiglia a Cerbaia. Alla festa dell'unità, ma non per il partito, insomma si è detto a mangiare un boccone con la famiglia. Inoltre poi la mi perquisì la casa oltre a queste domande. Ma non quel giorno lì. Era lei con la scorta, con due suoi o lei, io so chi siano, comunque. E io mi trovavo laggiù perché. Ascolti, ascolti, Facciani, faccia parlare me. Quel giorno no, sia pure in piedi. Così vediamo quanto è alto, tra l'altro. Vediamo quanto è alto. Ci dica un po'. Che c'entra? Quel giorno stesso le fece queste domande e le fece la perquisizione? Come hai detto lì? Il giorno stesso le fece le domande e la perquisizione? No, sì, quel giorno 9 settembre, ore 3.30, ma che 9 settembre? Venne legittimare in continuazione. Qui dello dato, quattro due suoi colleghi, dicendomi, dice, dove era lei dopo pranzo, dice... Benissimo. Ieri sera. E poi le fecero la perquisizione? Sì, dopo fatto questo discorso, mi disse, permette si fa una piccola perquisizione. La mia casa a sua disposizione, gli disse, apri tutte le porte. È il 19 settembre, non il 9. No, il 9, il 19 è un'altra faccenda. Il 19 è un'altra faccenda della lettera. Allora. Pietro Pacciani parla del 19 come di un'altra questione della lettera anonima. In realtà, in altri atti o deposizioni di Pacciani, egli specifica di un episodio di teppismo ai danni di alcune ragazzine. Lui e un altro paesano intervennero. Questo è il 19. Per il resto, Pacciani nel tempo ha sempre mantenuto una certa coerenza. Era il 9. E questo è normale perché si va a cercare tutti i pregiudicati della zona, oltre che personaggi coinvolti precedentemente, come abbiamo visto nel rapporto Torrisi, tutti i sardi e il panorama intorno ai sardi, più altri personaggi a vario titolo. Impossibile che non si sia andati da Pacciani. Lo si sia fatto informalmente? Può essere, perché a volte un pregiudicato può essere anche un ottimo informatore. Sta di fatto che l'imbarazzo di questo lodato è evidente. Anonima di quella che dicevano che tenevo la famiglia chiusa, invece la chiave era dentro la casa. Di che? Quella di un'altra faccia, in 9. Anzi, io rimasi sorpreso, gli domandai qui al signor Lascia, ma che cos'è questo interrogatorio, questa perquisizione? Mi disse, una formalità non è solo. E ci scusi, andata mia. Ecco, questa è la sincera verità giurata davanti a Dio. Diciamo, cerchiamolo insieme chi ha fatto il male, perché non deve pagare l'innocente per il peccatore. Io sono un caro padre di famiglia, non ho fatto di male a nessuno, ho voluto bene a tutti, nel mondo. Cosa mi vengono a cercare un disgraziato di 70 anni, ho sempre lavorato, andavo da gazziero, la si ricorda laggiù a quella famiglia. Lo lasciano un po' sfogare. Ho sempre lavorato una vita intera, io volevo bene a tutti. Perché poi... Vabbè, quando Pacciani parlava la gente ascoltava volentieri, sorrideva, ghignava. Era un momento catartico. Ha ripetuto che era il 9, io non vorrei aver capito male. No, il signor Pacciani ha detto il 9. Pacciani ha detto il 9. Il 9, e ha detto anche l'ora di pranzo. E ha detto poi che questo a cui alludevo... 10.30, non proprio più. Il 9 è un'altra cosa per la lettera anonima, è vero. Lo so benissimo, Presidente, volevo aver capito bene che era il 9 all'ora di pranzo, quando per fortuna il maresciallo Lodato o era sul luogo del fatto o non lo sapeva nemmeno. Ma forse non c'era sul luogo, perché poi non ha fatto lui il resto. Dopo pranzo, ci sarà un motivo per cui lo hanno fatto gli altri. Oggi è croce. Benissimo. Lei era due suoi colleghi. Perché forse Lodato è andato a fare dell'altro. E i rapporti... Io naturalmente non posso essere in possesso di tutti gli atti, ho solo questo. Chiediamo al maresciallo Lodato dove era alle 15.30 o alle 14 del giorno 9. Beh, 15.30 è una cosa, 14 è un'altra. Questa è la domanda. Ma chi è che l'ha detta alle 14? Non andiamo a cercare le frottole. Chi?
Io ti ha zitto Pacciani. Alle 3.30, non alle 4.00. Ora va. Ma che si cerca di imbrogliare acqua? Diciamo la verità, Dio buono. Lo cerca io, stanno a farti male. Se continua la faccio allontanare. E ora calma tutti. Perché tanto la circostanza da accertare è talmente banale e semplice che non vedo fino a un certo punto è banale. No, allora ora parlo io, silenzio. Allora ha capito, maresciallo. Sì. L'imputato dice: Presidente, che mi scusi, ha avuto, no, perché Canesso toglie la parola anche al presidente. Fare le domande che spettano al PM in questa fase. Due visite pastorali vostre, non solo quella del 19 che risulta verbalizzata qualche io, ma anche una il 9 subito dopo pranzo. Ma signor giudice, dunque il 9 è il giorno in cui è successo e quindi è avvenuto il sopralluogo, noi siamo stati sul posto se non quasi fino al buio, ma poco ci manca, alle 7, ora non vorrei sbagliare, per cui io di lì, io ed altri colleghi, ma se altri hanno fatto i sopralluoghi, altri hanno fatto rilievi, evidentemente tu potevi anche non esserci, altrimenti li avresti firmati. C'è una grande confusione. Assolutamente no, non mi sono mosso fino alle 6. Come potete rilevare, dal momento che non c'è un verbale, quando non c'è nulla di scritto, sarà anche pedante la persona che chiede gli atti scritti, lo so, a volte è meglio non averli, però. E adesso sentiamo l'ineffabile Ivo Longo. Vide un uomo sospetto vicino a Scopeti. È un ottico. A Firenze? Firenze, sì. Senta, signor Longo, una domanda, scusi, signor Longo. Consente o no le riprese televisive? No, presidente, no. Certo. Quindi non riprendete il signore in nessuna maniera, non diffondete l'immagine. E dove chiaro? Vide quest'uomo sospetto e com'era? Signor che Longo, macchina lei aveva quest'uomo sospetto? Alcuni giorni fa si è presentato in questura, sì, un breve appuntamento, aveva fatto qualche telefonata e ha riferito delle cose che relative al 1985 che lei ricorda. Vuole raccontare queste cose alla corte? Sì. Io tornavo la domenica, penso sia il 6 settembre, non ricordo, la domenica sera tornavo dal mare, da Grosseto praticamente, per rientrare a Firenze. Era l'8 settembre? L'8 settembre, sul giorno momentaneamente mi sfuggì, di nuovo era la domenica. E appena passata, diciamo, ero in macchina, ma a quell'epoca adesso ho cercato di pensare, avrei dovuto avere o una campagnola, un GTV 2000, insomma, ma penso sia la campagnola, la macchina con cui rientravo io da Grosseto. Era solo? Sì, ero solo. Normalmente vado con moglie e figli, ma a settembre il tempo non è più da estate, è piena e vado da solo. Tornando e avendo, diciamo, superato l'ultima uscita della superstrada per San Casciano, cioè l'ultima uscita della superstrada prima di Firenze, e verso mezzanotte meno cinque, e mi sono visto tagliare la strada da un'automobile che mi proveniva dalla destra, da una strada che si mette sulla superstrada e dovrebbe essere quella strada che viene da San Casciano e poi va nella Cassia, cioè non è che sia praticissimo di quelle zone, però quella strada non la ricordo, il raccordo che immette sulla superstrada, esatto, che sta tra l'uscita di San Casciano e l'ingresso a Firenze. E questa macchina si è messa nella strada, ma senza poi, diciamo, mettersi nella sua carreggiata, ma è venuta dritta dalla strada dove stava venendo, che viene dalla discesa, cioè sta salendo. Me la sono trovata praticamente sul davanti, quasi davanti, affiancata sul lato destro mio, costringendomi praticamente, oltre a rallentare, a buttarmi tutto sulla sinistra. E dopo lampeggiamenti, sono i segnali acustici, insomma, questa persona seguitava ad andare per i fatti suoi dritta con la sua macchina. Poi infatti altri 200 o 300 metri si è leggermente spostato sulla destra, a questo punto io l'ho superato, se non altro per potergliene dire quattro, invece anche la Frigo, nonostante ripeto lampeggiamenti, questa persona proprio non mi ha guardato nemmeno, proseguiva sulla strada e aveva, nel momento che l'ho affiancato appunto per girarmi per vedere chi fosse questa persona,
e aveva la luce dell'abitacolo accesa. In genere non si guida con la luce dell'abitacolo accesa. Proprio grondava sudore, la notte, a mezzanotte, no? Non era normale. Sì, neanche e normale come se fosse in stato di trance, perché praticamente a me non mi ha né visto dietro quando sopraggiungevo, né mi ha visto, né si è mosso quando gli era a fianco, e seguitava a guidare dritto. La descrizione me la sono ricordata, cioè non l'ho fatta sua, che insomma ho avuto modo di essergli affiancato vicino alla macchina sua, perché una distanza di circa 2 metri, 1 metro e mezzo. E sono stato insomma diverso tempo per vedere se questa persona si rendeva conto che io insomma mi aveva tagliato la strada e che c'ero io. Niente, poi l'ultima uscita da lì era solamente Firenze, pertanto presumo che la persona poi fosse uscita a Firenze e basta. Lei lo ha superato? Sì, però Pacciani non avrebbe avuto il tempo di fare. Non so, per la lunghezza di 50-100 metri. Ce lo può descrivere? Lei l'ha riconosciuto in qualcuno lì per lì? No, lì per lì non riconosce nessuno. Io posso descriverlo perché era una persona di un 55 anni, 58-55, piuttosto robusta, con ecco, l'unica cosa che ho notato bene è che aveva questo collo piuttosto basso, taurino e largo, una camicia a maniche corte bianca, ripeto, questo viso, fronte imperlata. Proprio di sudore, la cosa insomma non l'avevo mai visto. Occhiali tipo vista con montatura in oro. Pacciani portava gli occhiali da vista, ma si mettono solo per la luce leggere, accesa non per guidare, se no vai a sbattere. Nel vano della vettura, e polsi piuttosto grandi, quasi il doppio dei miei, e piuttosto, questa è una vista da Paperinicchio. Questo è il gemello della Frigo. Capelli brizzolati, a un 50% non era completamente bianco né nero, capelli corti tirati leggermente all'indietro. Il viso, questo fatto caso appunto, il viso era completamente rasato, cioè non aveva barba, lo dice anche non la aveva proprio né baffi né barba, ma la barba anche fatta, penso recentemente. Sì, fatta da domenica mattina, lo dice anche la Era Frigo. Solo? Era ci solo, somigliano sì. Queste due lei in questa persona postume. Poi ravvisato qualcuno successivamente? Ma io questa persona, come mai ha pensato di fare questa sua racconta alla polizia? Ci arrivo. Lì per lì praticamente io ho una sorpresa con questa persona, anzi ho pensato fosse un chissà perché, insomma non sono riuscito a trovare altre spiegazioni, ma siccome appunto ho visto una persona che era tra l'altro ben messa, rasata, questo occhialino, questa camicia pulita e questo volto sudato, mi ha dato l'impressione fosse che sono io un veterinario, un dottore che tornasse da qualche casa in campagna, come la Frigo fa delle supposizioni, qualche parto, qualche animale, insomma pensavo fosse una cosa del genere. Poi non ci ho pensato più per tutto il giorno, il giorno dopo, un paio di giorni, non lo so. Poi mi è venuto in mente quando invece ho letto, ho ascoltato per radio, se non ricordo bene, dell'assassino di questa coppia di francesi avvenuto appunto domenica, allora mi è venuto in mente quel viso che io avevo visto. Ma a quel punto quel viso le è rimasto in mente? Assolutamente sì. Cioè talmente in mente che io poi parlandone con degli amici con cui appunto si va al mare, fece anche a loro questa descrizione. Ci fu uno addirittura uno di loro che lo confermava proprio ieri o ieri l'altro che ci siamo rivisti, che lui dalla descrizione che gli avevo fatto io, appena ha visto le prime immagini, non so se sul giornale, su televisione, del signor Pacciani, lui ha detto: io, quella persona è quella che tu praticamente sul hai suo visto. Racconto questo, ma lei che ha presente l'uomo visto allora è il Pacciani? Assolutamente sì, non il Pacciani di adesso, perché adesso lo vedo insomma piuttosto grasso, capelli, cioè piuttosto cicciottello, viso, capelli. Però le sembianze sono 8 anni assolutamente sì, e io l'ho riconosciuto la prima volta che come 8 anni prima. A quell'epoca, ripeto, io ne parlai con degli amici, anche con qualche poliziotto che è cliente mio, così, però nessuno diede peso a quello che dicevo io. Sempre i soliti, perché invece fatto che a quell'epoca tutti stavano cercando altra gente, non certamente il Pacciani. Quindi lei disse non sarà quello, solo successivamente quando ha visto. Cioè no, io ero anche convinto quando cercavano Vinci o altri nominativi, ero talmente convinto insomma che non poteva essere fisicamente la persona che ho visto io, perché era ben diversa, che insomma me la sono tenuta sempre in testa, cioè questa immagine non è che si sia cancellata, perché insomma mi ha lasciato un pochino perplesso.
Poi una descrizione che ricorda molto il gioco di l'acqua. Ricordo in che occasione, sicuramente per televisione, penso durante un trasferimento del Pacciani, forse la prima volta che facevano vederlo per televisione, verso l'ora di pranzo, sì. Insomma, quando l'ho visto, riconosciuto al 100% che la persona che avevo visto quella notte, a mezzanotte, sulla superstrada. E come mai non pensò che poteva essere utile la sua deposizione allora? Ma per il semplice fatto, a parte fatti un lavoro, non è che abbia poi tanto tempo. Ce l'hanno già preso, cioè. Io ero convinto, dico, ma ormai sono sulla strada giusta, molto probabilmente la cosa è fatta, cioè non è inutile che io intervenga per confermare una cosa che oramai è già acclarata. E come mai invece ora, dato che lei dice di averlo visto a mezzanotte, ha ritenuto opportuno? Per il semplice fatto che io non è che abbia seguito molto da vicino il caso, anzi dirò, lo leggo così sporadicamente qualche quando rivista, pubblico qualche cosa, però mi sembra di aver sentito o per televisione o se non ricordo se letto, che appunto il Pacciani asserisce che quella sera, a quell'ora lui non era alla Prepari, ma era in una festa o qualcosa del genere. A questo punto insomma mi sono sentito di intervenire perché che sia o non sia lui, a questo a me interessa poco, ma lui a mezzanotte era sul raccordo della superstrada che va tra lui non lo so, però lui era lì. Io la ringrazio, sento una cosa da... lei ha detto aveva degli occhiali. Non io, no, no, il signore. Sì, sì. Presidente, sono stati sequestrati a Pacciani degli occhiali, c'è un fascicolo fotografico, se lei crede forse gli mostrerei, c'è un paio di occhiali che assomiglia molto alla descrizione fatta da te. Erano occhiali, lei ha detto, da vista, non da... Erano occhiali da vista, montatura di occhiali da vista, piuttosto grandini, tipo Ray-Ban, solamente... montatura metallica. Montatura metallica dorata. È un suo ricordo così generico di questi occhiali o è sicuro che aveva... No, ma perché io ho avuto modo di vedere questa persona, ripeto, prima di vedere davanti a notare solamente questo collo, diciamo, basso e spalle grosse. Poi nel momento del sorpasso, appunto, visto che lui non mi degnava, dice, non si girava o altro. Ma guarda che maledicato. Cioè, anche per mandarlo solamente a quel paese, insomma, avrei avuto piacere che si girasse. E sono stato lì 15, 20, 30 secondi, in parallelo con la sua vettura... A questo punto ho avuto modo di vederlo bene. E c'era la luce dell'abitacolo accesa. La luce dell'abitacolo era accesa. Senta un'ultima cosa. Per farsi vedere, insomma, il mostro appena ucciso. Longo, si deve fare inquadrare. Lei ha detto, almeno così c'è una relazione della SAM, non so chi si è capito male o qual è la verità, che lei quella sera, se leggo male, aveva una Citroen DS, per caso ha detto cos'era la polizia? Io a quell'epoca, ripeto, avevo tre automobili, non so quella sera con quale. Ma ora la memoria non c'è più. Avevo una Citroen DS, un Alfa GTV 2000 e una Campagnola. Io non ho altre domande. Improvvisamente vuoto di memoria. Su che macchina? Hai subito con la Campagnola? Vogliamo vedere quegli occhiali. Esatto, presidente. Il fascicolo non so se ce l'ha lei, mi hanno detto. No, veramente me l'ha preso allora, lei. Allora, se qualcuno ce lo sta... Ecco, grazie. Presidente, se vuol vedere lei, ci sono numerosi occhiali, se li vogliamo... Vogliamo proiettarli, certo, così li vediamo tutti. Dove li ha presi, sì, Pacciani, nel discarico, lo sai. E così il teste ci dice. Non sono mica stati mostrati a lei degli occhiali, vero? No. Benissimo. Allora guardiamo se lei riconosce, non gli occhiali, il tipo. No. Ecco, ingrandiamoli possibilmente. No, come questi sono soli, altri erano di metallo. Ingrandiamoli. Lei fa l'ottico, vero Sergio? Sì. Lei fa l'ottico, benissimo. Sì. Questa è la foto numero uno. Cioè, non sono ottico, è un negozio di ottica, poi ho un dipendente sì, ottico. Ci mancava l'ottico per fare... Ci mancava l'ottico. L'abbiamo scelto bene. No, questo no, assolutamente. L'avete scelto. Questa è la foto numero uno. Ti tradisci, questo no. Questo fu me, è la foto numero due, penso nemmeno. Diamo, presidente, un fascicolo che riguarda tutti gli occhiali sequestrati a Pacciani. Questo è più simile, però sono simile, occhiali. Però questo da è sole. Da sole, quello invece era trasparente. È sicuro che ci fossero le lenti? No, le lenti non ce n'erano, cioè non ce n'erano da sole, se poi fossero stati da vista o senza lenti, questo non lo so. Perché è difficile vedere se c'è la lente bianca praticamente. Scusa, poi, prima hai detto che erano sicuramente questo assolutamente potrebbe da essere vista, come tipo di montatura ma come tipo di montatura si dire questo. Lenti valente. Colorate. Questo no. Questo no, no, è il numero 4, vedete. Il numero 3 invece dopo il primo sforzo al limite potrebbe essere stato anche questo la stessa forma del Ray-Ban ma senza lenti a specchio. Questa è la numero 5. Però forse qualcuno ha visto. Era un cultore d'occhiali Pacciani. Questa no.
questo nemmeno, il numero 6. Non fare battute. Questo no. È un troncone di occhiale, il numero 6. Scedaiano. Una lente questa sinale. È il numero 8. Bell'acqua, prova a fare dell'ironia perché il momento è davvero tragico. Sotto, ma questa ha bisogno di portare le lenti perché sennò diventa così come la vediamo. No, no, assolutamente no. Non ce n'è altri, vero? No, Presidente. Quindi quelli che lei ha mostrato non li riconosce, non riconosce il tipo perlomeno, né i Raivan, quello si avvicina più, perché io ho notato che erano la forma Raivan, siccome ci sono anche molte imitazioni, però la forma era quella goccia classica dei Raivan. Un po' da americano, via. Però praticamente erano... Tipo erano senza lenti da sole. Senza lenti da sole. Con lenti trasparenti, insomma. Sì, lenti bianche o... senza lenti, non lo so, so che la montatura c'era. È in grado di dire se, no, glielo ripeto la domanda, è in grado di dire se potevano anche essere senza lenti, solo la montatura. Non sono in grado di dirlo, no. Non anche è in grado senza di... lenti, non dai. Lo può escludere, non, non è lo posso escludere, no, non lo posso neanche garantire. Questo è veramente un buon dire. Signori no, avvocati, base civile, domanda, prego. Scusi, lei era irritato nei confronti di assolutamente questa... Assolutamente sì. E quindi la sua attenzione si è posta sull'uomo. Ma in primo momento ho dovuto frenare e portarmi tutto sulla sinistra della superstrada e ho cominciato a lampeggiare, abbaglianti e suonare clacson. Poi quando mi ha dato leggermente strada, ma questo è venuto dopo 100-200 metri, non è che sia venuto subito, pertanto io l'ho seguito per 100, forse anche 300 metri dietro, prima che lui neanche si avvedesse, prima che mi desse appena un po' di spazio per poterlo superare. Lei ha cercato anche di guardarlo perché in macchina l'avrà visto di profilo, penso. Esatto, sì. Ecco, si è sforzato di guardarlo anche un po' di prospetto? No, assolutamente. Per passare? No. Quindi cioè, lui non si è assolutamente girato. Ecco, lui non mi ha visto, per lui io non c'ero. E nel profilo ha riconosciuto qualche segno particolare, somatico? Ma il naso un pochino aquilino. Il naso aquilino? I capelli, ripeto, tirati un pochino all'indietro, corti. Senta, un'ultima cosa, dicevo, lei era solo in macchina? Solo, sì. Era solo in macchina e la macchina ci ha prestato caso alla macchina che aveva questa persona o no? Ma io ho avuto questa impressione che fosse una macchina scura, di cilindrata, penso un 1100, 1200, 1003, all'epoca, ma io questo presidente poi me l'avevo... non dico dimenticato, ma mi ha ricordato degli amici appunto con cui avevo dato la descrizione sia dell'uomo che della macchina il giorno dopo, diciamo, due o tre giorni dopo. E mi sembra che loro mi abbiano detto che io abbia detto potesse essere stato un 130, un 131 Fiat, 130. Un 130, senz'altro una macchina, stai tre scherzando. Volumi, scura. Sì, ma scusi, la sua attenzione, se ho capito bene, era rivolta all'uomo, no? Concludiamo qui, ce n'è ancora per un po' con polemiche, naturalmente, che a noi non interessano più che tanto. Allora, Ivo Longo si intenderà anche di occhiali, benché non sembri, perché specifica, non so se si è colto perché abbassava la voce, io sono il titolare, ma ho un ottico che lavora per me, quindi l'ottico era un altro, lui più che altro possedeva quell'esercizio e forse altri perché aveva tre belle automobili e si suppone che avesse una buona condizione economica, ma forse non se ne intendeva più che tanto perché poi non sembra poter fornire un aiuto significativo. E non si intende nemmeno di macchine, la 130 era un cassone della Fiat utilizzato qualche volta dall'alta dirigenza aziendale. Una macchina di nessun successo presso il popolo, che oltretutto, come si diceva allora, beveva, e lui fa finta di nulla. 130-131, la 131 va molto più vicina alle segnalazioni di parecchie persone, come per esempio James Taylor, Argenta, ma un altro modello non di gran successo, però ce l'aveva il Faggi, per esempio, e pare l'avesse anche Bevilacqua, pare, dalle mie ricerche, perché sapere qualcosa di preciso su Bevilacqua è arduo. In definitiva, questo signore si presenta a dire che era lì con una campagnola, poi rettifica che forse non era la campagnola, era solo, quindi nessuno può smentirlo, giusto? Dice che era una domenica, però non ricorda la data. Parla di una macchina che non era sicuramente quella del Pacciani e oltretutto era scura e stava andando verso Firenze.
Si deve supporre che nella sua intenzione, insomma, nella sua ciribiricoccola, girasse l'idea, sicuramente frutto di confusione tra cose che voleva dire, ma che non aveva, che non deteneva dentro di sé, che Pacciani stava guidando la macchina di un altro. Invece la descrizione che noi scremiamo dal sudore, dal barbiere fatto di domenica mattina, perché qui lui e la Frigo si sono come minimo contaminati, rileviamo effettivamente una somiglianza con Bevilacqua. Camicia bianca non era proprio una camicia da Pacciani, l'avrà anche posseduta, però no. E quella sera lui era alla festa, comunque era con le figlie che confermarono. Ecco, questo è il nostro processo. Ma in ogni caso, è possibile che questa macchina, se mai esistita, avesse a che fare con quello che stava accadendo in quei giorni a Scopeti. E quindi la persona tornasse verso Firenze. Che forse era il capofila, poteva essere il capofila di una macchinazione. Ecco, l'ho detto. Per oggi, ciao.